grazie a tutti per essere qua. Spero che il caffè vi abbia svegliato un po', visto che è il pomeriggio abbastanza rotato. Oggi vorrei parlarvi di TDD sull'infrastruttura, quindi infrastrutture test-driven. Quindi applicare le pratiche, i metodi, quello che funziona bene del TDD, in realtà anche altri aspetti dell'extreme programming e delle tecniche ingegneristiche del mondo agile, sul codice di infrastruttura. Quindi vedremo un po' di cosa stiamo parlando e un esempio nella pratica. Io sono Filippo Liberani, lavoro per XPeppers come sviluppatore software, un po' come amministratore di sistema in cloud e un po' come trainer. Il punto di partenza di questa presentazione è quello che io ho imparato e che ho visto funzionare bene nel mondo dello sviluppo software agile, nel Lean anche, in particolare in Extreme Programming, che è il paradigma che mi piace utilizzare, che cerchiamo di utilizzare su quasi tutti i progetti in XPeppers, si può applicare al mondo della gestione dell'infrastruttura, si può applicare al mondo dell'IT operations, del networking. Vi anticipo che nella mia opinione si può fare, poi vedremo come, e anche con buoni risultati. Secondo me si può fare perché i metodi agili si concentrano sul consegnare valore al cliente finale in modo iterativo, incrementale, quindi con la possibilità di cambiare direzione, con la possibilità di avere sempre del feedback. E una cosa importante è sapere che non producono davvero valore finché il software non è in produzione, non sta girando su qualche server e non c'è almeno un utente che sta cliccando su un pulsante o insomma qualcosa del genere. La gestione dell'infrastruttura, l'IT operations, ci serve per prendere quel software che abbiamo fatto con cura in modo che portasse valore a qualcuno, portarlo in produzione, mantenerlo funzionante in modo che generi davvero del reddito. Quindi unire questi due mondi e ragionare con le stesse pratiche in questi due mondi può portare davvero tanti benefici. Una cosa che facilita poi questo passaggio è tutto il movimento DevOps. Chi conosce il movimento DevOps? Ok, poi ne riparleremo. Comunque è un movimento culturale che insiste sul portare alcune delle pratiche del Lean e dell'Agile nel mondo delle IT operations, in particolare pratiche legate alla comunicazione, quindi far lavorare al meglio persone che si occupano di sistemi, system administrator, network administrator, insieme a persone che si occupano di sviluppo. Quindi togliere i muri, togliere i silos, fare team cross-funzionali che lavorano bene insieme. Quindi questo è un elemento in più per avere la possibilità di applicare in modo efficiente, con buoni risultati, i metodi agili. Chi di voi testa il codice applicativo prima di metterlo in produzione? Ok, un buon numero. Siamo confidenti, ci piace, sappiamo che funziona, ci sono meno bug, i clienti sono più felici. Perché non farlo? Chi di voi testa il codice dell'infrastruttura che ospita il codice applicativo in produzione? Sono molti di meno. E se ci pensate non ha molto senso, perché come il codice può essere pieno di bug, non fare quello che ci aspettiamo, così può accadere anche con l'infrastruttura. Anzi, spesso con l'infrastruttura il debugging è più difficile, richiede più tempo, e i downtime sono difficili da recuperare. Se un server è configurato male e mi perdo tutti i backup, ora che torno in produzione magari ci vuole un giorno, due giorni. Invece fare una nuova release, se io ho già un processo di continuous delivery per il mio codice applicativo e lo testo, ci metto magari 5 minuti, 10 minuti, un'ora, due ore. Quindi perché non lo testiamo? Quindi vorrei parlarvi una breve overview delle principi e delle pratiche del test driven development. Cosa vuol dire Infrastructure as Code e quindi come applicare il TDD a Infrastructure as Code, e un esempio molto semplice però per capire nella pratica come si possono utilizzare questi concetti. Test Driven Development o TDD è una tecnica di sviluppo iterativa, incrementale, che prevede di scrivere il codice, di scrivere il test prima del codice, quindi è una tecnica di test first. Ma non solo questo, prevede anche di ciclicamente eseguire dei refactoring per migliorare il codice su cui stiamo lavorando. Quindi unisce
un po' questi due mondi. È una tecnica che ormai è in uso da parecchi anni, dai primi anni del 2000, ha portato tanti vantaggi, tanti la usano. E come vedremo, in alcuni casi si può applicare benissimo anche su codice non applicativo, altri contesti un po' diversi da quelli a cui siamo abituati ad applicarla. Chi di voi fa TDD? Ok, spero di non annoiarvi troppo con i principi, però prendeteli come un ripasso che ci serve poi per vedere come applicarli all'infrastruttura. Questo è il ciclo classico del test driven development. Questo ciclo si chiama red-green refactor, per il motivo per cui si crea prima, si scrive un test, prima ancora di scrivere il codice di produzione, si scrive un test di unità che fallisce. Quindi ho già in mente una porzione della feature, della funzionalità che voglio implementare, scrivo un test, lo faccio passare, quindi scrivo il codice di produzione che fa passare, fa funzionare quel test. E poi, importantissimo, faccio anche refactoring, non lo abbandono lì così perché passa il test, ho vinto, vado a casa. Faccio refactoring, quindi miglioro la struttura ed è una cosa pienamente ciclica che si ripete finché non ho chiuso tutta la funzionalità. Le tre regole del TDD sono tre spunti, sono tre linee guida che ci aiutano tutte insieme, chiaramente, ad applicare al meglio questo modo di lavorare, quindi ad applicarlo in modo disciplinato. La prima regola è: prima di scrivere il codice di produzione, scriviamo il test, quindi test first development. E questo sta un po' alla base di tutto l'approccio. Interessante che quando andiamo a scrivere il test, non dobbiamo cercare di coprire più di quello che abbiamo in mente di fare, no? Non dobbiamo immaginarci un test complesso che copra più funzionalità, ma semplicemente il minimo che provoca un fallimento. Un fallimento può essere un assertion, cioè mi aspetto che una determinata variabile sia vera o sia falsa dopo aver eseguito un'operazione, per esempio, oppure che il codice non compila, se è un linguaggio compilato, perché manca la classe, il codice che implementa questa funzionalità. Terza cosa. Quando vado a scrivere il codice implementativo, anche qui non mi devo allargare, non devo farmi prendere la mano, ma devo scrivere il minimo che serve a far passare il test che ho scritto. Quando passa il test mi fermo. Quindi questo è l'approccio. L'idea è che non siamo bravi a fare più cose insieme. Il nostro cervello è abbastanza limitato, quindi due o tre cose insieme già inizia a farle un pochino peggio. Quindi immaginatevi durante un processo di sviluppo quante cose abbiamo in mente, quante cose a cui pensare mentre scriviamo codice. Quindi una buona pratica, seguendo queste tre regole, è separare la fase in cui facciamo funzionare il sistema, in cui scriviamo il minimo codice per far passare il test, appunto, dalla fase in cui lo aggiustiamo e aggiungiamo man mano dei pezzi per costruirlo. Quindi quello che succede lavorando in questo modo è stiamo pilotando il design, quindi la forma, la struttura, come interagiscono i moduli del nostro codice che stiamo scrivendo, lo definiamo a partire dal test. Quindi il test è un client che va a definire l'API che poi implementeremo. Quindi il codice che scriveremo dopo è intrinsecamente testabile, ovviamente, è modulare ed è più facile da mantenere. Poi ci permette di lavorare con piccoli incrementi, cioè riapplichiamo le tre regole in quel ciclo che abbiamo visto prima, un pezzettino alla volta. Ovviamente ci dà una validazione costante della qualità, del fatto che sia corretto quello che stiamo facendo, e un feedback immediato che nel mondo dell'agile sapete che è fondamentale per prendere la direzione giusta in ogni momento. Funziona bene perché ci permette di ridurre la complessità che dobbiamo gestire in un dato momento. Quindi, affrontando un piccolo unit test, facendolo passare in modo ciclico e affrontando l'idea del migliorare la struttura senza cambiare le funzionalità, quindi il refactoring, con una fase separata, ci permette di spezzare un problema complesso, un problema di una certa grandezza,
in tanti piccoli problemi che è più facile aggredire e risolvere. Un altro concetto importante è quello di ascoltare i test. I test ci danno spesso dei segnali che ci fanno capire che stiamo scrivendo del codice che è troppo accoppiato, scritto male, difficile da gestire, difficile da mantenere. Spessissimo quando scriviamo un test e non riusciamo, facciamo fatica a scriverlo, è perché abbiamo in mente un design, un raggruppamento di oggetti, come li chiamiamo, come li organizziamo, che non è efficiente, che non è manutenibile, non è modulare, per esempio. Quindi ci danno delle informazioni che è importante ascoltare. Purtroppo non basta questo, perché noi possiamo applicare le tecniche ingegneristiche perfette, scrivere del codice praticamente senza bug, che funziona alla perfezione, che è facile da mantenere perché è scritto bene, testabile, però arrivare a un prodotto che non serve a niente. Quindi un prodotto di ottima qualità ma che nessuno vuole, non ha valore di business. Fortunatamente, sempre nel mondo delle pratiche più tecniche, agili, in realtà poi sapete benissimo che a livello di processo ci sono moltissime azioni da intraprendere per prevenire questo tipo di problema, ma sempre a livello di pratiche tecniche c'è la possibilità di utilizzare degli acceptance test. L'acceptance test è un test funzionale, quindi end-to-end, è un test in cui io vado a testare tutto il mio sistema nel suo complesso, dall'input che darebbe il mio utente fino agli output che restituirebbe. Quindi utilizzo un test funzionale di alto livello che mi permette di verificare dei criteri di accettazione. Quindi quando io definisco una funzionalità, magari tramite una user story, definisco anche quando considero buona quella funzionalità, quando la considero completa, quando il mio product owner o il mio cliente finale pensano che quella funzionalità sia pronta per essere utilizzata. Quindi in questo modo sono pilotato dal business. La cosa interessante è che si possono scrivere con degli esempi, quindi dei casi concreti. Cioè, se nel carrello della spesa metto i pomodori, i ceci e la verdura, il prezzo finale è 30 euro. La verdura è un po' troppo cara, però. Quindi ho degli esempi pratici che mi permettono di capire se quello che ho funzionato, se quello che ho implementato funziona. E un'altra cosa interessante è che ho una definizione di quando è completo e quando posso passare a qualcos'altro, quando una feature è stata implementata nella sua interezza posso fare altro. Il ciclo che abbiamo visto prima di Redgrave e Factor cambia un pochino se consideriamo gli acceptance test. Quindi per prima cosa si scrive un test funzionale di alto livello pilotato dal business, quindi in collaborazione con qualcuno che ha esperienza e che mi sta chiedendo esplicitamente che cosa vuole in un linguaggio naturale. È un test che fallisce perché non ho ancora scritto il codice per far passare, chiaramente. E a questo punto vado a rientrare nel ciclo classico Redgrave Factor, però con test di unità. Quindi test di basso livello, test che girano in memoria, test white box, quindi test che scrive chi conosce il sistema internamente. Ne dovrò implementare N, perché solitamente un acceptance test testa una feature nella sua interezza. Quando li ho implementati tutti, posso far passare il test di accettazione e poi si riprende con il macro ciclo, quindi scriverò un altro test di accettazione che pilota una serie di unit test completati i quali passerà. Tutto chiaro? I benefici sono una qualità più alta del codice, chiaramente ci sono meno bug perché è testato, ho scritto i primi test, è testato. I test che scrivo mi rimangono per il futuro come suite di non regressione, quindi man mano che io vado avanti non butto via chiaramente i test che ho scritto prima, continueranno a girare e mi proteggeranno da eventuali modifiche, eventuali problemi, e mi daranno anche più confidenza per esempio per fare dei refactoring, anche refactoring massivi, anche refactoring impegnativi, chiaramente sempre un passo alla volta e sempre facendo girare i test. Quindi un'altra forma di feedback fondamentale. Altri benefici sono che il criterio di accettazione, dicevamo, è implicito nel test, quindi se il test passa
ho verificato, ho validato questo criterio di accettazione, quindi ho implementato correttamente una feature, e sono una forma di documentazione che non invecchia. Se noi scriviamo dei malloppi di documentazione che nessuno aggiorna, oltre a costarci del tempo e produrre del waste, dello spreco, si direbbe in lean, perché poi nessuno li legge, perché hanno un costo di manutenzione, se io scrivo il codice in modo che sia sempre testato e che i test siano facilmente leggibili, ho una forma di documentazione di riferimento che è per forza aggiornata, perché altrimenti non passerebbero, il sistema non sarebbe funzionante. Un altro beneficio è quello di prevenire il gold plating. Gold plating significa aggiungere delle funzionalità che in realtà non sono richieste, non servono a soddisfare l'esigenza di business, l'esigenza del mio cliente. Quindi se io ho un criterio di accettazione, l'ho verificato, ho scritto il mio test che passa, mi fermo lì, non rischio di spenderci del tempo, aggiungere funzionalità inutili che nessuno mi ha richiesto. Non è chiaramente tutto facile. Ci sono delle sfide, dei problemi che vanno affrontati, ci vuole del tempo a impararlo. Chi di voi lo pratica sa che non arriva da un giorno all'altro, richiede impegno, richiede esercizio, però poi, nella mia opinione, in quella di molti altri si ripara. Richiede disciplina, perché avete visto c'è un ciclo predefinito con queste tre leggi che danno delle indicazioni molto precise, quindi bisogna essere abbastanza disciplinati nel nostro lavoro. E qui aiuta per esempio il pair programming, in cui lavorando in coppia ci si sostiene uno con l'altro, chi non è alla tastiera dà la direzione, controlla che l'altra persona non si perda e non salti degli unit test, per esempio. Quindi sono due pratiche che funzionano molto bene insieme. Chiaramente cambiare le abitudini è difficile per tutti, mettersi in gioco, cambiare il modo di lavorare dopo anni magari. Un altro problema un pochino più ad alto livello è quello della percezione che hanno i nostri colleghi, magari più sul business, più sul management, del lavoro che stiamo facendo. Spesso è difficile far percepire a chi lavora con noi che il tempo che stiamo investendo nella manutenzione e nella scrittura di questi test in realtà si ripagherà anche poco tempo dopo, magari 2-3 mesi dopo, quando il sistema inizia a essere un po' più grosso. Purtroppo non tutti i manager riescono a capire che un software per essere mantenuto, per avere una vita gestibile, ha bisogno di interventi sulla qualità interna, cioè sulla qualità del codice, della struttura, quella che non si percepisce lato cliente finale. Secondo argomento che ci interessa per mischiare due mondi è quello dell'infrastructure as code. Infrastructure as code vuol dire considerare la nostra infrastruttura come qualcosa che può essere generato programmaticamente. Però non stiamo parlando di semplice automazione o di qualche script da lanciare così a occhi chiusi e sperare che vada tutto. Stiamo parlando di applicare le tecniche che funzionano bene nel mondo dello sviluppo software nella gestione dell'infrastruttura. E qui tornano in gioco il TDD, il refactoring, il pair programming, quindi mischiare i due mondi. Come ci si arriva? Ci si arriva facendo sempre riferimento a mischiare le competenze, quindi far collaborare persone con estrazioni e formazioni diverse, quindi comunicare e avere team cross-funzionali, fare in modo che chi sviluppa conosca i sistemi su cui va, almeno in minima parte, su cui andrà a deployare il proprio codice, e chi gestisce i sistemi sappia che cosa sta arrivando dallo sviluppo, che cosa dovrà deployare. E chi gestisce i sistemi sappia quali sono le tecniche dello sviluppo, e viceversa chi sviluppa sappia quali sono i problemi, raggiungere la stabilità necessaria per un sistema in produzione. Quindi un avvicinare i due mondi. E poi chiaramente tutto il discorso di virtualizzazione cloud, che ci permette di gestire in modo rapido e automatico il provisioning di capacità computazionale, altrimenti sarebbe un po' troppo limitante. Quindi questi due mondi convergono e ci danno la possibilità di trattare il codice, l'infrastruttura, come se fosse codice applicativo. In questo modo è possibile
ricreare da zero il nostro business in produzione partendo dal codice di infrastruttura salvato, versionato in un sistema di controllo versione, da dei backup dei nostri dati di produzione e dall'utilizzo ovviamente di qualche forma di risorsa computazionale, che può essere AWS, può essere il vostro data center. Però in questo modo da zero possiamo in modo automatico ricreare tutto il nostro business. Come ci arriviamo? Ci arriviamo per prima cosa sfruttando la potenza del testo, del codice. Stiamo parlando di infrastructure as code. La potenza del testo ci dà parecchi vantaggi. Ci dà la possibilità di tenere tutto nel sistema di controllo versione, ci dà la possibilità di confrontarci con altre persone. Quindi io non mi devo collegare al server e vedere com'è configurato, non devo utilizzare una console grafica dal mio browser per andare a mano a vedere i miei server come sono configurati. Semplicemente condividendo un file di configurazione o del codice posso condividere con tutto il team come sono stati configurati quei server. Quindi anche per lo scambio della conoscenza e chiaramente per l'applicazione di tool che permettono di automatizzare tutto. Ci sono dei framework molto potenti che lavorano chiaramente su del testo, non tramite interfacce grafiche. I benefici di questo tipo di approccio sono la possibilità di ripetere nello stesso modo le operazioni in contesti diversi. Quindi se ho più data center, posso ricreare in data center diversi o se lavoriamo su AWS in region diverse, la stessa infrastruttura lanciando la mia applicazione, senza errori, senza intervento manuale, chiaramente gli errori diminuiscono, perché è tutto automatico, è tutto testato. E poi il sistema a lungo termine è più manutenibile, perché se devo fare una modifica la faccio in un punto solo e poi la spedisco e faccio in modo che scali su tutti i miei server. Se dovessi farlo a mano, chiaramente tramite un'interfaccia grafica, non sarebbe gestibile neanche scalabile. I problemi, anche in questo caso, ce ne sono. E la maggior parte dei problemi che troviamo qui sono quelli che abbiamo anche nel mondo dello sviluppo software applicativo. Più a livello tecnologico in questo caso. Quindi scriviamo codice di infrastruttura che è una schifezza, spaghetti code in cui non si capisce niente, non è manutenibile, pieno di duplicazioni e poi si ritorna alla paura di modificare, non so cosa ha fatto l'altro, non so se funziona, non ci metto le mani. Quindi i problemi che abbiamo già visto nel mondo dello sviluppo software. Come possiamo risolverli? Con le stesse pratiche che utilizzeremmo per lo sviluppo software applicativo, quindi per esempio il TDD. In questo caso i test che utilizzeremo sono un sottoinsieme di quelli che utilizziamo nel mondo applicativo. In questo quadrante vedete quattro tipologie di test, diciamo. Verso l'alto trovate quelli vicini al business, verso il basso quelli a livello tecnologico. Verso sinistra quelli che aiutano il team a portare, ad andare avanti, a portare in produzione il software, e verso destra quelli che fanno capire se il software è quello corretto e se l'utente finale ha davvero quello di che aveva richiesto. Nel nostro caso non possiamo sull'infrastruttura spingerci su test di esplorazione fatti manualmente o su test della UI perché non ha senso. Test sulle performance e sulla security possiamo farli in parte, ma è meglio farli passando dall'applicazione. E invece ci concentreremo su acceptance test e unit test. Esistono framework chiaramente che ci aiutano e vedremo un esempio in cui possiamo applicarli. Quindi partirei subito. Avete delle domande su questo? Tocchiamo. Ok. Un esempio molto semplice del nostro esercizio, purtroppo il tempo è poco, quindi cerchiamo di fare una cosa gestibile. L'esercizio è installare e avviare un server HTTP di Apache, quindi un web server, uno dei più diffusi. Io potrei farlo a mano, anche se immaginatevi 100 server da aggiornare, non sarebbe molto gestibile. Immaginatevi gli errori che potrei fare a mano, posso automatizzarlo con dei tool che sono nati proprio per questo. Quindi nel nostro esempio, io ve li metto qua così se volete provarlo, se avete interesse di approfondire proprio a livello operativo questi temi, vi consiglio di installarveli e di farvi un giro con queste cose. Questa è la soluzione in cui ho scelto dei tool, in realtà per fare questo tipo di operazioni ce ne sono
ce ne sono veramente tanti. Quindi quello che io in questo caso ho fatto con Chef, Git, Vagrant, VirtualBox, si potrebbe fare con SVN, con Puppet, con Ansible, su EC2, su Amazon, con Docker. Quindi prendetelo solo come uno spunto. Poi se vi interessano questi temi, approfondite, andate avanti, provate. Però se volete rifarlo uguale, questo è quello che vi serve. Per prima cosa abbiamo detto, versioniamo tutto. Quindi codice di infrastruttura diventa come codice applicativo non lo teniamo sulle nostre macchine e lo copiamo su delle chiavette, lo teniamo sul sistema di controllo versione, in modo che ci sia tutto lo storico e non ci siano problemi e si possa condividere con gli altri. Quindi faremo la stessa cosa con il nostro codice di infrastruttura. Quindi partiamo, creiamo il nostro cookbook, in questo caso chiamiamo il nostro repository Git, perché cookbook è la metafora che usa Chef, poi ve ne parlerò cosa è Chef, cosa serve, per gestire questo tipo di operazioni. Quindi per ora sulla fiducia lo chiamiamo in questo modo. Quindi abbiamo un repository Git che possiamo versionare e condividere con tutti. E il tool che utilizziamo in questo esempio è un tool di configuration management molto potente che si chiama Chef. Ne esistono molti altri, dicevo Ansible, Puppet, StepEngine. E lo scopo di questi tool è aiutarci ad automatizzare e a gestire in modo semplice, con un linguaggio di alto livello e facile da leggere, il provisioning e la configurazione di un server. Questo è un tool open source, c'è un'azienda dietro che vende servizi a pagamento, ed è uno dei più semplici da usare, nella mia opinione, ma anche qua, è soggettivo, ce ne sono molti altri. Non è necessario che lo conosciate o che lo approfondite in questo esercizio, vedrete che la sintassi è estremamente semplice. Quindi utilizziamo Chef per generare un cookbook, quindi un insieme, qui la metafora è quella del cuoco che utilizza delle ricette per configurare i server. Quindi noi utilizziamo un libro di cucina con delle ricette che configurano i nostri server. Quindi utilizziamo un generatore che ci genera un libro delle ricette. Altro tool che ci serve per questo esercizio è un tool che dà la possibilità di testare a livello di accettazione il codice di infrastruttura. Si chiama Test Kitchen e permette di creare un ambiente isolato e replicabile in cui configurare i vostri server e testare che la configurazione sia quella che vi aspettate, che funzioni in modo corretto. È un sistema per test di accettazione, quindi crea un ambiente vero, cioè virtuale, oppure su un container Docker o sul cloud, ma un ambiente vero. Quindi vi permette di configurarlo come se fosse il server di produzione. Supporta diversi driver e diversi framework di test. Quindi si può testare con SHUnit o BAT che fanno test in Bash, con estensioni di RSpec che fanno test in Ruby, in Python anche. E ha svariati driver, quello che utilizzeremo noi è quello con VirtualBox, quindi un'immagine virtuale locale, ma si potrebbe utilizzare anche Docker o si potrebbe utilizzare anche EC2 su AWS, per esempio. Quindi inizializziamo il nostro framework e la configurazione è semplicissima, è un file YAML in cui diciamo il tipo di driver, qua potrebbe esserci EC2 o Docker, il provisioner nel nostro caso utilizziamo Chef, che è il tool che abbiamo deciso di utilizzare. Gli ambienti su cui vogliamo testare questa configurazione. Nel nostro caso scegliamo di utilizzare un Ubuntu. Avremmo potuto mettere più ambienti e lui avrebbe creato più ambienti virtuali isolati su cui eseguire il nostro codice di configurazione, o più container Docker nel caso. E suite semplicemente è cosa vogliamo applicare, cosa vogliamo testare. Nel nostro caso il Cookbook Chef che configura il server Apache, quindi il nostro esercizio. Tutto chiaro qua? Ci sono un po' di tool, ovviamente è una presentazione tecnica, quindi date pazienza, c'è un po' di codice. Se ci ricordiamo il ciclo, quello evoluto, quello più espanso con i test di accettazione, la prima cosa è scrivere un test di accettazione. Quindi il framework ce l'abbiamo, la test kitchen, il sistema di provisioning ce l'abbiamo, il chef, vogliamo scrivere un test di accettazione. Qui ci viene in aiuto un framework di testing, che si chiama ServerSpec, basato su RSpec, che è un framework di test più utilizzato per il linguaggio Ruby. Anche qua avete alternative con altri linguaggi, vi faccio solo questo esempio.
Questo è il codice che scriviamo prima di aver scritto il test di produzione. Stiamo scrivendo prima un test di accettazione. Scusate, non abbiamo ancora scritto il codice di produzione. Come vedete è molto leggibile, è codice Ruby, semplicemente sono dei blocchi di codice annidati. Adesso non ci interessa approfondire, però più o meno si capisce cosa fa. Quindi ci aspettiamo che il servizio che si chiama Apache 2 sulla mia macchina Ubuntu sia in esecuzione, e lui si connette alla macchina NSSH che verifica che sia davvero in esecuzione, e ci aspettiamo che sulla porta 80 che la porta 80 sia in ascolto, quindi che ci si possa connettere. È un esempio di un test di accettazione su un server web. Primo step, test che deve fallire, rosso, quindi vuol dire che c'è una barra rossa o che c'è un output negativo. Lo eseguiamo e quello che succede è, quindi crea un ambiente virtuale, mi applica un cookbook che ancora non esiste, una configurazione che ancora non esiste, e come risultato mi dice il servizio non va e questa porta non è in ascolto. Quindi abbiamo un test di accettazione rosso, ottimo punto di partenza. Non sembrerebbe, però. Entriamo nel ciclo, quello di unità, quello più piccolo, quello classico della divina refactor, quindi scriviamo lo unit test. In questo caso non ci serve un framework esterno, vedete il linguaggio è lo stesso, è Ruby con Aspect, anche qua avrei potuto usarne un altro, ma questo mi viene già fornito da Chef, quindi per semplicità utilizziamo questo. In questo caso invece noi abbiamo un ambiente virtuale isolato in cui eseguire il test, perché è un test di unità. Andiamo più nel dettaglio sulla singola operazione, sull'ambiente che viene eseguito in memoria. Quindi qui stiamo dicendo al sistema, al framework di testing, simula un'esecuzione di Chef, ma non farla davvero, farla in memoria. Invece qua è un assertion, stiamo dicendo voglio testare che il pacchetto sia installato, ma non alla fine sul server, voglio fare un test di unità sull'operazione di installare il pacchetto in Chef, quindi molto più a basso livello. L'operazione noi ci aspettiamo che venga eseguita sull'oggetto della finta esecuzione di Chef e che l'operazione eseguita sia installare un pacchetto che si chiama così. Quindi come vedete è ancora abbastanza leggibile ma più a basso livello. Il nostro ciclo prevede test di unità, esecuzione del test di unità, non abbiamo ancora scritto codice di produzione. Eseguiamo, fare il comando Chef Accept Aspect. Come risultato abbiamo un test che fallisce, non ha trovato la riga che installa Apache 2, il pacchetto Apache 2, perché non l'avevo ancora scritto, quindi ready refactor, facciamo passare il test. Quindi, questo è il codice Chef che è 100% compatibile con Ruby, come vedete anche in questo caso è abbastanza leggibile, noi stiamo utilizzando la risorsa Chef pacchetto, che vuol dire installa un pacchetto su questo gestore dei pacchetti, potrebbe su Ubuntu utilizza apt, su Red Hat usa Yum, insomma dipende dal sistema che eroga la gestione dei pacchetti. E l'attributo che utilizziamo qua è quello action con un valore che è installa il pacchetto, quindi abbastanza leggibile. Red Green Refactor, abbiamo scritto la minima porzione di codice che serve a far passare il test, eseguo il test, ho una barra verde. Step di refactor, in realtà cioè, è talmente banale questo codice che per ora non ci serve. L'importante è ricordarsi che lo step c'è. Poi, se il codice già ci soddisfa già come struttura, non andiamo a modificare. Non abbiamo ancora completato la funzionalità. Perché se vi ricordate, il nostro esercizio era installare Apache e essere sicuri che sia in esecuzione. Quindi, scriviamo un altro unit test in cui andiamo a verificare che, oltre alle operazioni a basso livello, un unit test di installazione, ce ne sia anche una in cui si esegue si avvia il servizio. Quindi aggiungiamo gli unit test, li facciamo rigenerare tutti e abbiamo quello di prima che continua a passare, questo puntino, e il secondo che fallisce. Quindi due esempi e un fallimento. E il fallimento è sull'avvio del servizio Apache. Red Green Refactor, siamo al secondo ciclo a livello di test di unità, vogliamo farlo passare, cosa facciamo? Scriviamo la minima porzione di codice di produzione che faccia passare questo test di unità. Nel nostro caso utilizziamo la risorsa service di Chef e l'azione start del servizio. Facciamo rigirare e siamo tornati in barra verde. Quindi abbiamo due test che passano.
abbiamo chiuso il giro degli unit test. Se vi ricordate, all'inizio avevamo scritto un test di accettazione di alto livello. Andiamo a riprenderlo e lo facciamo passare. Ecco, mi stavo dimenticando un passaggio fondamentale del ciclo. Facciamo refactoring, in realtà me lo sono dimenticato perché, come vedete, in questo caso c'è poco refactoring da fare. Però non sottovalutate questa operazione perché, come è fondamentale nel codice applicativo, è fondamentale nel codice di infrastruttura, perché i problemi sono gli stessi. Quando questo file diventa gigante, dovrete estrarre dei moduli anche qua. Quando ci saranno delle parti duplicate, dovrete estrarre delle variabili o dei metodi. Quindi gli approcci sono simili. Refactor nel nostro caso ci piace già così il codice, proseguiamo e cerchiamo di far passare il test di accettazione. Quindi riutilizziamo il framework di test di accettazione che crea un ambiente isolato virtuale, applica il test che abbiamo scritto all'inizio, ve lo faccio vedere molto rapidamente, che è questo. Quindi più di alto livello, non sulla singola operazione, ma su un server che funziona, che ha questo servizio, che ha questa porta in ascolto. Torniamo alle funzioni. E in questo caso passa, quindi mi crea un server virtuale Ubuntu, il codice l'ho scritto, il test passa. Quindi ho chiuso il ciclo degli unit test, Red Green Refactor, e ho chiuso il ciclo più esterno degli acceptance test, facendolo passare. Tutto chiaro? È un esempio abbastanza semplice, ma secondo me vi dà la possibilità di capire le potenzialità di utilizzare questo tipo di approccio, questo tipo di strumenti e il TDD sul codice di infrastruttura, in modo che sia testato e che sia manutenibile nel futuro. Un passaggio opzionale che vi faccio vedere proprio al volo, se vi interessa lo andate ad approfondire, è quello di creare un'immagine riutilizzabile configurata con gli script che abbiamo scritto, con Chef. Quindi Packer, per esempio, è uno strumento che permette di creare delle machine images di formati diversi, potrebbero essere macchine AMI su AWS, potrebbero essere macchine VirtualBox o VMware, se avete un data center VMware, configurate esattamente con quello che abbiamo visto prima e utilizzate come un artefatto. Quindi, come in un progetto applicativo Java, voi create un Word, un jar, poi lo tenete in un repository e lo utilizzate in produzione, anche in questo caso si può creare un'immagine e riutilizzare in produzione, in modo analogo con quello che si può fare con un container. Tra l'altro Packer come output supporta anche dei container. C'è un template di esempio, ma ve lo salto visto che siamo quasi in chiusura. Passi successivi. Abbiamo degli strumenti che ci permettono di applicare tecniche dello sviluppo applicativo avanzate sul codice di infrastruttura, sull'infrastruttura. Però per ora abbiamo configurato un singolo server. Se volessimo configurare uno stack intero con bilanciatori, con servizi cloud che non ho in locale, nel mio data center, con configurazioni complesse, gruppi di autoscaling di più server, posso utilizzare degli altri tool. Posso utilizzare per esempio Terraform, che è un tool cross cloud provider che mi permette di configurare stack completi, quindi gruppi di server, bilanciatori, DNS dinamici, e supporta vari provider, quindi supporta AWS, supporta DigitalOcean e altri provider. CloudFormation invece è l'equivalente, ma è del mondo AWS ed è lo strumento più potente che avete a disposizione per questo tipo di operazioni su AWS. Heat invece è l'equivalente nel mondo OpenStack, quindi per configurare degli stack OpenStack completi potete utilizzare Heat, quindi per la gestione di uno stack intero. Passi successivi invece per la gestione del deployment e dell'aggiornamento continuo anche dell'infrastruttura oltre che del codice è applicare tutte le tecniche di continuous integration e continuous delivery anche al mondo dell'infrastruttura, quindi tutti i test che avete visto fino adesso potete farli girare su un server di continuous integration, Jenkins per esempio potrebbe farli girare, quindi ad ogni commit sul repository del codice di infrastruttura voi potete rigenerare la macchina e mettere in produzione la macchina aggiornata. Quindi tutto quello che si fa nella continuous delivery nel mondo applicativo si può fare anche nel mondo dell'infrastruttura, con tutti i vantaggi chiaramente che ci sono. Quindi per chiudere,
abbiamo rivisto o visto, per chi non lo conosceva, TDD, che è una tecnica molto potente, che ci dà molto feedback, che è un modo di lavorare dinamico, che è in grado di rispondere al cambiamento sul codice. Abbiamo visto che possiamo applicare anche il codice di infrastruttura, perché ci sono strumenti e tecniche al giorno d'oggi che ci fanno trattare tutta l'infrastruttura come se fosse codice applicativo. E abbiamo visto che i tool sono potenti e sono semplici da utilizzare. Quindi già da oggi potete iniziare a utilizzarli. Potete creare team cross-funzionali, potete iniziare voi a farlo. È una cosa che vi dà valore anche abbastanza fretta, con una curva di apprendimento abbastanza modesta, tutto sommato. Quindi è un buon investimento, nella mia opinione. Risorse per approfondire questi temi, vi consiglio TDD by Example, che è praticamente la pietra miliare, uno dei primi libri scritti sull'argomento da Kate Beck. Questo in generale sul codice applicativo. Infrastructure as Code, che è un libro che si occupa in modo abbastanza astratto di come gestire un'infrastruttura come codice, e Test Driven Infrastructure with Shared, invece, in cui gli esempi sono proprio pragmatici, sono scritti in Shared, sono anche abbastanza facili da seguire, però ovviamente è più opinionato a una decisione sul tool utilizzato. Domande? Ok, grazie a tutti.